Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e come ogni mese sono qui per parlarvi delle letture del mese precedente, in questo caso i libri che ho letto a febbraio. Allora, so che sembra che io abbia letto tantissimo, ma in realtà ora che vi mostrerò libro per libro ci renderemo tutti insieme conto che l'apparenza inganna, nel senso che qui ci sono, vabbè, graphic novel, libri di fiabe, sembrano tanti ma in realtà non lo sono. C'è il primo libro di cui vi parlerò, che è Il Conte di Montecristo, che io in realtà ho letto quasi interamente a gennaio, quindi lo inserisco in questo wrap, però in realtà è un libro che ho letto ormai quasi 2 mesi fa e sono qui appunto per fare il riassunto, come al solito, parlarvi di libri che mi sono piaciuti di meno, dei libri che mi sono piaciuti di più, perché, quali sono state le scoperte di febbraio e cosa vi voglio consigliare. Allo stesso modo, come al solito, mi aspetto qua sotto nei commenti anche la listina dei libri che avete letto voi e quelli che vi sono piaciuti di più. Poso questa gigapila e parto subito. In realtà vi dico già che uno dei libri più belli che ho letto l'ho letto proprio alla fine del mese, quindi mi raccomando, rimanete per tutto il video se volete scoprire qual è. E intanto mi sono preparata anche un tè caldo perché ce ne sarà da parlare e spero che voi facciate lo stesso per passare un po' di tempo in compagnia. Il Conte di Montecristo è stato finalmente letto anche da me. È un classico che rimandavo perché ovviamente ero abbastanza spaventata dalla mole, dalla quantità di pagine, e ogni volta mi dicevo: dai, lo leggo prossimo mese, prossimo mese, prossimo mese, e finalmente a un certo punto ho detto: o lo leggo ora o non leggo più. E devo dire che è stata una piacevole scoperta, perché mi aspettavo che la storia fosse coinvolgente, sapevo che è un libro amato da tantissimi, ma non mi aspettavo che fin proprio dalle primissime pagine sarei rimasta così bene immersa, cioè mi sarei immersa così bene nella trama, nella storia. È un libro che passa attraverso scenari molto incalzanti, molto intriganti. È un libro che mette in relazione tanti personaggi, tutti ben caratterizzati, che in un qualche modo si trovano a confabulare l'uno contro l'altro, a intessere intrecci tra loro. All'inizio molto semplici, poi via via che si va avanti sempre più complessi e complicati. Ho registrato un diario di lettura interamente dedicato proprio al Conte di Montecristo, dove vi mostro che faccio uno schema addirittura per ricordarmi bene i nomi di tutti i personaggi, che sono molti, ripeto, però allo stesso tempo questo non toglie, secondo me, il focus sulle vicende principali. Ci sono sicuramente all'interno del libro tutta una serie di scene che si possono un po' trascurare, comunque sono un po' più marginali. Alexandre Dumas ma sicuramente ci tiene a approfondire bene ogni storyline, però a volte magari non ce n'è per forza la necessità, ma allo stesso tempo questo dà anche modo a tutti, secondo me, di trovare un po' la propria scena preferita, la propria storyline anche secondaria preferita, tutto tenendo comunque sempre al centro le avventure di Edmond Dantès, che all'inizio della storia si trova in un qualche modo ad essere sballottato di qua e di là. Non racconto troppo la trama perché l'ho fatto già nell'altro video, si ritrova all'inizio delle vicende ad essere sballottato un po' qua e di là, finché a un certo punto non riuscirà finalmente a prendere in mano le redini della sua vita e a intessere anche quella che è una vendetta nei confronti di quelli che lo hanno in un qualche modo castigato, senza che poi lui avesse effettivamente fatto qualcosa di male. Un classico sicuramente da recuperare, soprattutto se in generale amate i classici, e so che è un libro che piace tantissimo un po' a tutti. Diciamo che non credo ci sia tanto bisogno della mia opinione sul Conte di Montecristo, quanto più su libri magari un po' più recenti, un po' meno conosciuti e un po' più da capire, come Sul mio corpo di Emily Ratajkowski. In questo libro noi assistiamo al racconto della modella, che è questa qui, che ha praticamente raccolto un po' le sue memorie circa il rapporto con il suo corpo, che diventa un rapporto pubblico in un qualche modo nel momento in cui lei guadagna tramite la sua immagine. E in questo libro lei ragiona soprattutto sul proprio guadagnare con la sua immagine, guadagnare con il suo corpo, come un atto che inizialmente lei credeva fosse di grande emancipazione. Lei si ritiene femminista e dice: io mi sono sentita che guadagnavo
sì sessualizzando il mio corpo, ma perché decidevo io di farlo. E in questo ho sempre voluto essere rispettata e anzi mi sono sempre sentita forte di questo poter lavorare con la mia immagine, con me stessa. E poi a un certo punto però si rende conto anche che non è solo lei che ci sta guadagnando, ma è tutto un sistema che rimane comunque un sistema patriarcale e soprattutto un sistema capitalistico. Lei mette proprio in stretta relazione questi due sistemi che, a cui va contro anche, quindi il patriarcato e il capitalismo, però allo stesso modo fa molto fatica a entrare in vero e proprio contrasto con questi, perché sono sistemi dai quali è difficile uscirne. Cioè lei dice alla fine: io sono una pedina del capitalismo, lavoro all'interno di questo sistema, non vedo vie di scampo, e fa una riflessione di questo tipo. È sicuramente un libro che pone tante questioni sul tavolo, che si pone tante domande, che fa tante riflessioni, ma che non dà delle risposte vere e proprie. È un diario quasi, in cui si lascia intendere però che anche dietro a una professione che spesso viene vista come molto superficiale, che è quella della modella, ci sono dietro grandi quesiti esistenziali, come credo in tutti i lavori del mondo, come in tutte, credo, le persone del mondo. E mi è piaciuto che Emily Ratajkowski abbia appunto voluto condividere questo con il mondo, perché secondo me da fuori spesso sono cose che difficilmente riescono a trasparire altrimenti. Allora, sono stata interrotta da Siri, ma stavo dicendo che è difficile, se non tramite un libro, secondo me, illustrare questi pensieri. Ovviamente non è facile farlo tramite Instagram, non è facile farlo quando ad esempio sei una modella e quindi la tua immagine spesso e volentieri la presti ad altri per scopi di altri, e quindi non hai mai effettivamente il potere di parlare e di esprimerti e di mettere in chiaro anche la tua posizione circa quello che stai facendo. Qui Emily Ratajkowski cerca di farlo. A me è piaciuto tanto come esperimento, sinceramente mi rendo anche conto che, ripeto, parliamo dell'esperienza di una modella, non parliamo di un libro di sociologia, non parliamo di un libro scritto da uno studioso di, non so, antropologia, che va effettivamente a dissezionare tutte le dinamiche della nostra società. No, è una raccolta di pensieri personali, estremamente personali, che secondo me però possono essere un buon inizio per una riflessione molto più profonda e che io vorrei fare anche attraverso altre letture nei prossimi mesi. E poi mi sono letta anche Radici bionde di Bernardin Evaristo. È un libro che parte da un presupposto secondo me molto interessante. Infatti si tratta di un'ucronia, ovvero una storia di fantasia in cui si immagina il mondo in modo diverso da come è ora, partendo appunto dalla premessa generale che le cose siano andate in modo diverso da come sono andate realmente. Quindi in questo caso si immagina che non sono state le popolazioni europee a schiavizzare le popolazioni africane, ma al contrario sono state le popolazioni africane a prendere potere sui popoli caucasici, quindi a schiavizzarli a tutti gli effetti. In questo racconto si vanno ad analizzare due prospettive differenti. La prima, che dal punto di vista di questa schiava bionda con la pelle chiara, che viene appunto estirpata dalla sua famiglia e portata in Africa al servizio di una famiglia di neri, e invece neri in questo caso si scrive tipo N-E-H-E-R-I, se non sbaglio, diciamo che vengono appunto definite diverse etnie e vengono anche un po' raccontate, c'è tutto un passaggio in cui vengono anche differenziate dal punto di vista invece di un trafficante di schiavi, che racconta appunto quella che è la supremazia, secondo lui, della sua popolazione, raccontando anche che il cervello di questi africani in realtà è più grande, più sviluppato rispetto a quello dei caucasici. Insomma, è una storia che vuole analizzare un po' le radici del razzismo e metterne in luce il paradosso, mostrando un mondo che è invertito, non un mondo invertito, ma proprio un detenere il potere
potere invertito, quindi che cosa sarebbe successo se il potere l'avessero preso gli africani e non gli europei in questo caso. E poi si vanno a raccontare delle vicende che poi si intrecciano, quindi la storia di questa schiava e la storia di questo trafficante di schiavi, che in un qualche modo sono collegate tra loro. Il libro, secondo me, appunto, parte da una premessa molto interessante e mette in luce cose molto interessanti. Cioè, ci sono queste scene in cui, ad esempio, si prendono in giro a vicenda per come si soffiano il naso, oppure i neri vanno in Europa e iniziano a dire questa popolazione è incivile perché dorme col cane sul letto e sono delle persone che non hanno conosciuto mai la civiltà, che devono a clacson così, e che non hanno mai conosciuto la civiltà, che devono insomma acculturarsi. Noi sì, invece, sappiamo che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, siamo capaci insomma di costruire una società degna di questo nome, mentre gli altri no. Insomma, si racconta anche questo. La cosa che mi ha un po' infastidito di questo libro è che è tanto, tanto, tanto descrittivo e non a fin di bene, nel senso che secondo me quando si tratta di ucronie, distopie, libri simili che vogliono raccontarti una realtà differente, molto deve essere lasciato all'immaginazione di chi legge. Chi legge deve un po' colmare quei buchi, e questo ovviamente è possibile solo se quei buchi ci sono, e quei buchi secondo me stimolano anche un po' il pensiero, l'immaginazione, la costruzione di un mondo che appunto non deve essere per forza raccontato per filo e per segno. Questo vale anche nei fantasy, ad esempio pensate a Harry Potter, che è il mio fantasy preferito, ma ce ne sono tanti altri. In realtà, se voi andate a leggervi Harry Potter, non è che Hogwarts è descritto nei minimi dettagli, ma magari con due parole, tipo le scale cambiano, che sono più di due parole, ma non importa, le scale cambiano, tu, cioè, ti costruisci tutta una storia, capito? E inizi a immaginarti ma dove portano queste scale, ma perché cambiano, insomma, solo tramite magari poche frasi, poche parole, messe nel punto giusto, nel modo giusto, tu riesci a costruire un mondo. In questo caso, invece, ci sono delle parti che sono, secondo me, troppo descrittive e senza nessuna ragione. Anzi, secondo me, bisognava ridurre. Consideriamo comunque che questo libro, Radici Bionde, è stato scritto prima di Ragazza, Donna, Altro, che secondo me dal punto di vista stilistico si vede che è un libro leggermente più maturo. In ogni caso l'ho trovata una lettura molto interessante. Ecco, la premessa secondo me è un po' superiore rispetto poi all'esecuzione, che secondo me poteva dare di più, poteva dare di più. Però comunque possiamo ritenerci tutti soddisfatti, Bernardino Evaristo che ha scritto il libro e io che l'ho letto. Ho letto poi questo giallo chiacchieratissimo che è Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, libro esordio di questo autore che d'ora in poi terrò d'occhio perché ha uno stile di scrittura che a me è piaciuto, anche se comunque rimango con alcune perplessità circa questo libro. Allora, premetto dal fatto che ci ho registrato un reading vlog interamente dedicato dove in poche parole vi racconto tutto quello che... in poche parole no... in tante parole vi racconto tutto quello che è accaduto in questa storia e tra l'altro, se non volete farvi spoiler, alla fine di quel video c'è proprio una recensione no spoiler dalla durata di 5-6 minuti in cui vi dico poi quello che ne penso, quindi ora non mi dilungo. C'è da dire però che se l'ho trovato comunque un giallo ben scritto, più che altro perché c'è questa modalità per la quale il narratore si rivolge direttamente a chi sta leggendo, lanciando anche delle frecciatine e tenendo sempre ben attenta l'attenzione, innalzata l'attenzione. Allo stesso modo è un po' troppo pieno di cose, è un po' troppa roba, cioè però troppa roba. E ci sono tantissime vicende, ci sono tantissimi personaggi, ci sono tantissimi pregressi per ogni personaggio e a un certo punto si rischia di perdere un po' la bussola. Quindi è un giallo che in fin dei conti mi è piaciuto, uno scrittore che appunto terrò d'occhio, però con riserva, perché questo libro secondo me non è proprio il massimo del suo genere, anche se porta con sé diverse novità. Comunque vi lascio alla recensione in quel video se volete sentirmi parlare in modo più approfondito di quello che comunque ho riassunto in due minuti, quindi possiamo anche ritenerci soddisfatti. Poi, libro che ho letto, Fame di Roxane Gay. Allora, questo è un altro memoir che ha come tema centrale il rapporto con il proprio corpo. È un tema che sto approfondendo, come vi dicevo anche prima, e per il quale sto scrivendo un video a parte, dove sicuramente avrò modo di illustrarvi anche un po' meglio forse la mia posizione in merito, anche se credo che
per certe questioni non bisogna per forza avere una posizione, cioè nessuno ci chiede di avere una posizione, soprattutto se chi sta parlando di se stesso in relazione al suo di corpo, quindi noi ci stiamo intromettendo in un qualche modo, intromettendo con consenso, con il permesso di chi ha scritto il libro, in un rapporto estremamente privato e personale. E in questo caso la scrittrice, che è una femminista conosciutissima, di cui avevo già letto tra l'altro altri libri, ha parlato del fatto che ha un corpo molto grasso. Lei è stata obesa per tanto tempo, credo che ancora adesso sia molto grossa, però diciamo che qua parla di periodi in cui davvero non aveva nessun controllo su se stessa, e parla del perché. Racconta che cosa l'ha spinta a mangiare, a trovare nel cibo un rifugio, e racconta appunto del rapporto con se stessa, di traumi subiti, di violenze subite. È un libro anche molto triste all'inizio. Lei si compatisce anche molto, ma allo stesso tempo si sgrida anche tanto. È un libro molto personale, cioè è difficile parlarne perché rimane comunque una narrazione molto personale. I capitoli, posso dire, sono brevi e a volte dal punto di vista stilistico, qui sto parlando, è ripetitiva. Cioè alcune cose si vede che proprio se le deve dire tante volte, le deve dire tante volte, sente la necessità di ripeterle tante volte e rimane tutto molto intimo questo libro, ok? Allo stesso tempo però porta anche delle riflessioni un po' più universali. Ad esempio il fatto che la società faccia fatica ad accettare che una persona abbia un corpo grasso. E anche qua non dico che una persona sia grassa, ma hai un corpo grasso perché lei sente anche un po' questo dissociarsi dal suo corpo, cioè come se il suo corpo non fosse se stessa a volte. È una questione, secondo me, ripeto, molto personale, molto soggettiva, e io spesso leggendo questo libro ammetto che mi sono un po' incazzata, cioè nel senso, il fatto che è difficile accettare che una persona non si piaccia e non faccia niente per cambiarsi, però allo stesso tempo consentire a quella persona di fare quello che vuole, capito? Cioè perché uno deve andare a rompere le scatole agli altri? E poi dovremmo essere una società aperta a tutti i tipi di diversità, di qualsiasi tipo. E sicuramente si tratta di un libro che appunto suscita anche in chi sta leggendo diverse emozioni. A volte ho sentito di provare un po' di pietà nei confronti di Roxane Gay, a volte ho sentito di volerla aiutare, a volte ho sentito di dovermi fare i cavoli miei, cioè in poche parole, a volte mi sono ritrovata in quello che diceva, a volte proprio no. E è un libro, ripeto, estremamente personale, un libro che può piacere soprattutto a chi ama le storie estremamente personali, le autobiografie. Ma passiamo al libro del mese, il libro del mese in tutti i sensi, perché è stato decisamente il libro più bello che ho letto questo mese, diciamo proprio a mani basse, ma è stato anche il libro del gruppo di lettura. Infatti ad oggi noi dobbiamo ancora discutere in presenza la lettura e anche il live su Instagram, anzi forse se questo video esce sabato, domani ci trovate su Instagram io e Serafina a parlare appunto di questa lettura. Poi caricherò anche la live qua su YouTube, visto che me l'avete chiesto in molti di caricare sempre le live anche qui, e lì sicuramente potrete sentirci parlare in modo abbastanza concitato di questo libro che è piaciuto a entrambe, ma è che è piaciuto soprattutto alle persone che hanno partecipato con noi a questa lettura di febbraio. Un romanzo americano, secondo me, essenziale da leggere se amate la narrativa americana. Se vi piacciono autori come, mi viene in mente proprio subito, Franzen, oppure il grande Gatsby, Fitzgerald, quindi l'autore non è il grande Gatsby, Francis Scott Fitzgerald, oppure avete amato Philip Roth, tutti questi autori qui insomma, ma anche Paul Auster, così sicuramente dovete andare a leggere Revolutionary Road. Il libro è stato scritto nel 1961 e vede come protagonista una famiglia, marito e moglie, April e Frank, nel bel mezzo di una crisi, che è una crisi di coppia, ma è anche una crisi personale, una crisi esistenziale, ma anche la crisi della società americana di quegli anni. Infatti siamo nel secondo dopoguerra e loro vivono in questa strada, Revolutionary Road, la strada della rivoluzione. Una strada che ha questo nome proprio, come dire, noi adesso qui arriviamo, strada costruita proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ribaltiamo la situazione. Si dimostra essere invece questa strada una strada che non porta da nessuna parte, una strada
che porta più che altro a monotonia, noia, standardizzazione del tutto, questo senso di voler una tranquillità, ma una tranquillità che diventa un po' troppo tranquilla. Infatti Frank, il marito, tutti i giorni prende la sua macchinina, poi il treno, va fino a New York dove va a lavorare per poi tornare a Revolutionary Road, che in poche parole è quel quartiere che è una via di mezzo tra la città e la campagna, un quartiere che nasce proprio per assecondare l'esigenza di avere delle case per coloro che vogliono sì costruirsi una famiglia, ma hanno anche necessità di andare tutti i giorni in città a lavorare. Frank ha un lavoro noioso che non è per lui di nessun aiuto, perché non ha aspirato a fare quel lavoro. Lavorativamente parlando non ha nessuna aspirazione. April ha messo da parte le sue aspirazioni per via della famiglia, e il libro si apre con questa scena in cui April è a teatro, sta facendo l'attrice in questa compagnia che è stata costruita all'interno del quartiere. Lei, insomma, è tutta cacciata che finalmente può realizzare il suo sogno di essere l'attrice, e il libro si apre con questa disfatta del sogno, in quanto lei si rende conto che non è così brava come pensava, e in realtà questo suo desiderio non è neanche chissà che un desiderio, insomma, tante domande. È un libro noioso, è un libro monotono, è un libro lento, che può piacere o non piacere. La narrativa americana in generale, secondo me, o piace tantissimo o non piace, perché è proprio in questa lentezza che si può sviluppare un pensiero sulla propria vita, sulla propria esistenza, sul chi vogliamo essere, sul cosa stiamo facendo. Ci sono pochi momenti in cui i protagonisti di questo libro sono lucidi e si rendono conto di essersi inseriti all'interno di uno standard che non avrebbero voluto, e sempre comunque con questa sensazione di essere migliori. C'è questa frase che è tipo, viviamo in questo posto con il presupposto comunque di essere migliori delle persone che vivono in questo posto, del posto di per sé, però non possiamo vivere qui col presupposto di essere migliori, cioè siamo migliori, cioè siamo davvero così, siamo davvero gli intellettuali che pensiamo di essere, siamo davvero così diversi da tutte le persone che ci circondano. E c'è questo anche paragonarsi sempre agli altri e gioire delle disgrazie degli altri, finché poi le disgrazie non capitano a te, e gioire delle disgrazie degli altri perché ovviamente ti fa sentire migliore, ti fa sentire che hai capito qualcosa in più, ma allo stesso tempo stai vivendo la stessa vita. E loro di base sono proprio una coppia di coniugi che pensa di essere superiore in un qualche modo, ma nel concreto, e stanno vivendo questa illusione che è l'illusione americana di cui parla tanto soprattutto April, che è un'illusione che ti atrofizza quasi il cervello, no? Il sogno americano, che a un certo punto c'è, ma davvero tu vuoi vivere così? E parlerei di questo libro per ore. Mi è piaciuto davvero tantissimo, sicuramente non solo uno dei libri più belli del mese, ma uno dei libri più belli dell'anno. Mi metterei qua a leggervi interi passaggi, ma sicuramente avrò modo di farlo appunto nella live, e spero di riuscire, grazie al confronto, ad aggiungere altri tasselli a questa mia riflessione, altri tasselli all'analisi di questo libro, che ovviamente qua io ho sintetizzato, però cioè potrei parlarne davvero giorni interi. Ora, io ho tipo 10 minuti, quindi cerco di andare un po' più veloce sugli ultimi libri. Ho letto La Sirenetta, che in realtà non è altro che una raccolta di fiabe scritte da Hans Christian Andersen. Infatti, se il titolo del libro è La Sirenetta, in realtà qua dentro sono contenute altre fiabe, come ad esempio L'usignolo, Il brutto natroccolo, Il guardiano di porci, L'acciarino, La principessa sul pisello, I vestiti nuovi dell'imperatore, che tra l'altro da piccola era una delle mie storie preferite, Le scarpette rosse, Mignolina, Il tenace soldatino di stagno, La bambina dei fiammiferi e La regina della neve. È un'edizione meravigliosa, illustrata, che contiene giochi cartotecnici, cose che si aprono, si girano, si spostano, come ad esempio questo qui. E in poche parole mi sono fatta accompagnare da queste fiabe alla sera. Proprio la sera io mi prendevo il mio libro come fossi una bambina, come se fossi una bambina, mi leggevo la mia fiaba e poi me ne andavo a dormire. Piacevolissima esperienza, mi è piaciuto tanto leggerlo. Ecco, sì, non il libro essenziale della vita, assolutamente, ma se come me amate leggere proprio per passione, leggersi una bella fiaba prima di andare a dormire è tipo il massimo a cui si può aspirare.
Poi, prima di passare al libro più bello che ho letto, un altro dei libri più belli che ho letto questo mese, direi che ha senso parlare di questo graphic novel che invece non mi è piaciuto per niente. Questo proprio flop su tutta la linea, ho fatto fatica a finirlo e a un certo punto mi sono proprio messa le mani nei capelli, ho detto che cosa sto leggendo, che è Sleeping Beauties di Owen King, il figlio di Stephen King. Ora, da quanto ho capito, questo graphic novel proviene proprio da un libro che è stato illustrato, io pensavo, dal figlio. In realtà le illustrazioni sono state fatte da altri, infatti qua ci sono tutte le persone che hanno lavorato proprio a questo graphic novel, questo fumetto, che non mi è piaciuto. Allora, intanto non mi sono piaciuti i colori, non mi sono piaciuti i disegni, anzi alcuni disegni proprio non, secondo me non avevano senso. Perché? In questa storia accade che a un certo punto si diffonde questa epidemia chiamata Aurora, per cui tutte le donne si addormentano e iniziano a creare tramite la bocca, gli occhi, dei filamenti che le vanno a circondare il corpo di queste donne, appunto, e a creare un bozzolo, in poche parole. Infatti qui c'è anche il disegno di una farfalla, perché a un certo punto in teoria ci dovrebbe essere una trasformazione. Ma questa trasformazione non l'ho capita, cioè alla fine non c'è stata, non ho capito se perché questo è il primo volume poi nel secondo si va avanti, però vi dico anche la verità, se ci fosse un secondo volume non mi avrà, perché ho trovato il libro, boh, non so, no sense. Ci sono tantissimi personaggi e proprio a un certo punto tu all'inizio hai ogni pagina una scenetta tra personaggi completamente diversi tra loro, quindi non fai neanche tempo a un attimo ambientarti, che ti vengono presentate mille persone e sono tutti un po' stereotipati ma brutti, no? Cioè, tipo il tizio che dice che tutte le donne sono puttane, cioè così, il tizio violento con le donne, queste donne che si vogliono ribellare nei confronti degli uomini, cioè questo tipo senso quasi di femminismo, superiorità femminile a un certo punto, che non è vero proprio femminismo, è proprio tipo le donne sono meglio, che si vede che è scritto da un uomo, cioè è brutto da dire, ma si vede che è scritto da un uomo in un qualche modo, che magari vuole strizzare l'occhio a certe tematiche, ma non ho proprio capito il senso di questo libro, cioè se qualcuno l'ha capito me lo scriva qua sotto, perché cosa succede? Tutte le donne si addormentano, entrano in questo bozzolo e praticamente si trasportano in un mondo parallelo nel quale vivono solo tra di loro e tipo questo dovrebbe essere il mondo ideale. Però viene messo questo in pericolo dagli uomini che dall'altra parte stanno cercando di uccidere questi bozzi perché hanno paura di questa epidemia. Reazioni che secondo me non sono neanche realistiche, cioè alcune sì ma altre no, e basta, non voglio più parlare di questo libro perché mi viene il nervoso, non so, non mi è piaciuto, cioè proprio non trovavo, a un certo punto dicevo ma cosa sto leggendo, poi scene di violenza all'improvviso senza nessuna ragione, cioè uno si gira e spacca la testa a uno, ma senza nessun preavviso, senza nessuna preparazione a questo e senza nessuna ragione, cioè proprio un momento di isteria collettiva generale. Solo secondo me per stupire un po', l'ho visto un po' così questo fumetto, cioè il voler essere esagerato proprio a tutti i costi, e boh, cioè non mi è piaciuto. Invece ho adorato tantissimo Colpisci il tuo cuore, che Emilino Tom è un'autrice che mi piace tantissimo, già si sa, quello che non mi aspettavo è che mi piacesse così tanto un suo libro, perché pensavo di aver letto già i migliori suoi, ok? Cioè pensavo, ok, ora continuo a leggere perché comunque so cosa aspettarmi dai suoi libri, quindi nel momento in cui ho bisogno così di una lettura tranquilla, non tranquilla, ma so che cosa aspettarmi, mi butto su un suo testo, perché appunto mi trovo come a casa, ritrovo posti conosciuti e mi sento bene. In questo caso, vabbè, uno, non mi sono sentita bene perché la storia è terribile, cioè terribile nel senso buono, è la relazione tra una madre e una figlia, raccontata dal punto di vista della figlia, che si ritrova con una madre incapace di amare, non è propensa a farlo e sviluppa tutte le sue relazioni, questa madre, con una morbosa gelosia. Alla fine sarà gelosa anche della figlia, che nascerà e in un qualche modo le porterà via qualcosa. Questa figlia verrà trattata molto male dalla madre. Noi vediamo appunto il suo punto di vista di una donna che comunque cresce nel tempo e si trova a, in modo anche molto maturo, affrontare questa
questa dinamica familiare difficile. Succedono tante cose, ora io non voglio riassumerle tutte, però più va avanti il libro, più la storia proprio si intensifica, le emozioni si intensificano, e secondo me se Emilino Tomba ha scritto questa cosa qua è perché l'ha vissuta. Cioè, io non credo che sia possibile descrivere così vividamente un rapporto così malato senza averlo vissuto sulla propria pelle, e devo dire che è magistrale questo libro. Forse il più bello suo che ho letto fino adesso, ed è difficile per me dire questo perché ne ho letti davvero suoi di altrettanto belli, ma questo è proprio quel sentimento in più, cioè si sente che lei voleva scrivere questa storia ed è straziante, di una crudeltà, perché c'è proprio tanta crudeltà in queste pagine, però non è una crudeltà esplicita, no? È proprio straziante. Davvero bellissimo. Ora, io chiudo il video perché devo scappare. Spero che vi sia piaciuto, spero di non essermi persa troppo. Credo di aver registrato per almeno un'ora e sarà divertente montare tutto questo. Noi ci vediamo al prossimo video e alle prossime letture. Ciao!